Benvenuti all'ascolto del GR di Radio Velluto, in studio Alessandro Ranieri. Due truffatori entrano in casa e rubano la pensione ad una anziana. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Senigallia, nel quartiere del Portone, dove sono intervenuti i carabinieri. Sono entrate due persone, ha raccontato la figlia, un ragazzo e una ragazza di giovane età, con la motivazione di aver ricevuto delle segnalazioni dal palazzo di fronte riguardo la raccolta rifiuti. Mentre si presentavano, la ragazza ha mostrato un blocco con scritto i nomi delle persone che diceva di aver controllato e ha voluto le venisse mostrato dove fossero i rifiuti in casa, chiedendo insistentemente «Siete solo voi?». Mentre si allontanavano, qualcuno, avendo i primi due lasciato la porta socchiusa, è entrato e si è recato nelle stanze aprendo i cassetti e portando via tutto. Ancora il bottino non è stato quantificato, ma è sparita anche la pensione che la donna aveva appena ritirato. Tentata rapina alla sala slot di via Bruno giovedì notte a Senigallia, dove uno straniero armato di coltello ha fatto irruzione urlando «Dammi i soldi!». La commessa che si trovava all'interno ha reagito gridando e lui, intimorito, è scappato, incamminandosi a piedi lungo la strada principale di Borgo Molino. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri che hanno acquisito i filmati della videosorveglianza del locale. Momenti di paura giovedì mattina alla scuola materna di Montignano, dove una maestra è stata colta da malore. L'insegnante, mentre stava parlando con una mamma, ha accusato un mancamento. Subito è stata soccorsa dalle colleghe che hanno chiamato il 118. Sul posto è arrivato il personale sanitario che ha prestato le prime cure all'insegnante. Per la docente fortunatamente non si è trattato di nulla di grave. Continua e incessante il controllo del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Senigallia, guidata dal maggiore Cleto Bucci, per prevenire i furti, con particolare riferimento a quelli in danno di abitazione. Nella notte tra mercoledì e giovedì una pattuglia del nucleo radiomobile ha intercettato un'auto sospetta sulla quale viaggiavano tre uomini, rispettivamente di 53, 52 e 28 anni, tutti residenti a Bitonto e Palo del Colle, in provincia di Bari, e noti alle forze dell'ordine. Nell'auto sotto i sedili sono stati rinvenuti materiale ed arnesi da scasso. I tre sono stati denunciati in concorso tra loro per possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di oggetti atti ad offendere. Iniziato il conto alla rovescia per il Sansen, primo grande evento di beach volley dell'estate 2018 marchigiana, che sarà ospitato dai bagni Roberto 44 di Senigallia dal 18 al 20 maggio. Tanti gli appassionati della pallavolo sulla sabbia attesi sulla spiaggia di velluto per dare vita a sfide di alto livello nei tre tornei federali previsti. Si è svolto mercoledì il processo per omicidio stradale a carico del trentenne senegalese Enrico Turchi, che lo scorso luglio in un incidente stradale ha ucciso i coniugi Fraticelli. Il trentenne ha patteggiato la pena e il giudice lo ha condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione, oltre ad una multa di 40.000 euro. Il giovane senegalese la sera dell'8 luglio stava tornando da una festa di matrimonio ed era a bordo della sua auto con la fidanzata quando si è scontrato con il furgone condotto da Loris Fraticelli, 82enne, che viaggiava con la moglie Adriana Cascero di 74. Il tasso alcolemico del giovane era sopra il limite consentito. Arrivato ad un incrocio a Calcinelli, non aveva rispettato lo stop, provocando l'incidente mortale. Il GIP di Pesaro non gli ha concesso il beneficio della sospensione con la condizionale. Turchi, da 9 mesi, si trova agli arresti domiciliari. Pronti partenza, via, è arrivato finalmente il momento per l'avvio dell'ottava edizione di Fosforo, la festa della scienza di Senigallia. Via ai laboratori per oltre 3.500 alunni delle scuole della zona, via alle animazioni scientifiche in Piazza del Duca, via anche alle serate con dimostrazioni e spettacoli per divulgare in modo simpatico il sapere, per comunicare l'esito delle ricerche scientifiche più strampalate e capire come funzionano i piccoli misteri con cui siamo a contatto ogni giorno. Siamo presenti per divulgare la scienza, per raccontare la bellezza della scienza e avvicinare tante persone al mondo della scienza, soprattutto i più giovani, perché questo poi è l'obiettivo di Fosforo, cioè portare la bellezza della scienza a contatto con le persone più giovani, con gli alunni delle scuole elementari, delle scuole medie, delle scuole superiori, perché bisogna avere l'interesse per la scienza. Noi contribuiamo con le nostre eccellenze, quest'anno abbiamo scelto l'acqua come elemento di fascino. La manifestazione, che parte oggi, si terrà fino a domenica 13 maggio, e sabato e domenica ci saremo anche noi di Radio Velluto con le dirette in compagnia di Felix e Raffaella. Ed è davvero tutto per questa edizione. Da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto. Ed è tutto per questa edizione. Da Alessandro Ranieri, buon proseguimento d'ascolto.